Nicola, siamo a Forum Sanità, parliamo di innovazione nel sistema sanitario. Quali sono le tecnologie che possono migliorare i percorsi di cura, ma anche la comunicazione, ad esempio, medico-paziente? Le tecnologie oggi a nostra disposizione sono veramente tante e importanti. A mio avviso l'elemento che non va sottovalutato è che le tecnologie vanno portate in un'ottica di cittadino paziente centrico e da questo punto di vista sicuramente elementi come interoperabilità mettono al centro il dispiegamento di sistemi che vedono nell'utilizzo ovviamente anche i device la possibilità di arrivare fino a casa delle persone, in tutto con una strutturazione dei sistemi che non possono prescindere dall'avere nella centralità dell'anagrafica e quindi tutte le informazioni che sono attinenti al cittadino la piena attuazione anche da questo punto di vista. Allora, DICCI ha siglato l'accordo quadro CONSIP proprio sulla sanità digitale, e dove c'è anche, insomma, ampio spazio a come migliorare i servizi ai cittadini. Perché questo accordo quadro è, a tuo avviso, un'opportunità da cogliere per le aziende sanitarie? Mi riallaccio alla domanda precedente. È una grandissima opportunità perché permette di dispiegare le tecnologie, soprattutto le tecnologie emergenti. Prima vi parlavo di quanto sia importante la centralità dell'informazione. Sentiamo parlare molto da questo punto di vista dell'importanza dei dati. Sotto questo aspetto il nuovo accordo quadro ha enfatizzato molto, fin anche già ad anticipare quelli che sono gli elementi che sono quotidiani dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sia ai fini, diciamo, di supporto verso il mondo medico e del mondo ovviamente la sanità digitale, ma anche la nuova frontiera della generativa. Ancora una volta CONSIP attraverso gli accordi quadri sta innestando tutto un percorso di ausilio verso le amministrazioni e verso gli operatori che possano finalmente attuare, così come poi il PNRR in questo momento ci dà l'elemento più stringente, il fattore tempo. Prima sentivamo gli interventi di quanto è rilevante a oggi saper, diciamo, mettere insieme in campo delle azioni concrete affinché la sanità digitale non sia solo un programma ma sia un atto dovuto. A oggi ancora una volta la convenzione CONSIP enfatizza per esempio tutto il riuso delle best practices che nel territorio soprattutto sono state, voglio dire, attuate. Non è un caso che è nato attraverso Aginas anche diciamo il pensiero e l'attuazione della telemedicina attraverso due regioni, che la Lombardia e la Puglia. Questa testimonianza di quanto la bontà delle esperienze fatte in questo momento deve essere un motore per accelerare, e le convenzioni CONSIP sono uno strumento immediato di messa in atto di tutte queste azioni. Nicola, noi parliamo spesso dell'importanza delle partnership pubblico-privato e nella sanità questo conta in modo particolare. Qual è il contributo che un partner come DICCI può dare al sistema sanitario? Come può lavorare anche proprio a braccetto con le aziende sanitarie? Grazie, a mio avviso ha un ruolo importante, un ruolo di responsabilità. Io spesso, mi permetto di dire, dobbiamo essere dei facilitatori di quelli che sono gli ecosistemi. In questo momento c'è assolutamente bisogno di ecosistemi digitali, all'interno del quale le amministrazioni, le aziende, ma non solo, anche il mondo della ricerca, le start-up innovative, possano finalmente convergere su un modello comune di intervento nella sanità digitale. Noi player, grandi player che da questo punto di vista abbiamo un'esperienza di collocare grandi sistemi, interventi di modernizzazione, di trasformazione digitale realistica, abbiamo un ruolo di collezionare il tutto all'interno di questo sistema, perché molto spesso la digitalizzazione deve essere assorbita, compresa, fatta propria dalle organizzazioni. Tornando in precedenza alla domanda tecnologia, oggi ci abbiamo tante tecnologie, ma bisogna intendersi come queste devono convergere verso un discorso di sanità digitale.
globale. E ancora una volta noi non ci dobbiamo, noi grandi player, non ci dobbiamo sottrarre in questo. La nostra esperienza anche di coinvolgimento delle start-up innovative è fondamentale. Loro hanno saputo investire, valorizzare alcune specificità che necessariamente, a mio avviso, possono rientrare in un valore più grande che l'ecosistema. Perciò, a mio avviso, la centralità delle persone diventa determinante. Non lo dobbiamo perdere di vista e non perdo mai l'occasione ancora di sancire: non dimentichiamo mai i nostri giovani come protagonisti di questa modernizzazione. Mi sembra un'ottima chiusa, Nicola. Grazie mille. Grazie a te.